But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my. Cari amici, buongiorno e bentornati su Amore Imperfetto. Grazie di essere qui in mezzo a questa splendida natura. Oggi parleremo delle tre cose, dei tre comportamenti che ha una persona che ti ama, una persona che ti vuole bene, indipendentemente dall'ambito. Quindi quali sono le tre caratteristiche fondamentali che noi possiamo riconoscere in persone sane e che ci fanno bene. Prima però vi voglio ricordare, se non siete iscritti al canale, che su questo canale potete trovare tanto materiale pratico, strumenti utili per gestire le relazioni umane e la comunicazione. E soprattutto, per chi mi ha chiesto come è possibile andare a usufruire di tutto il materiale sul mio sito, ve lo spiego subito. Il sito è amoreimperfetto.com. Vi potete iscrivere, è molto facilitato l'ingresso. Attualmente, per le persone che si iscrivono adesso, visto che il sito è molto nuovo, ho lasciato tutto il contenuto a visione gratuita. Questa cosa non so per quanto rimarrà così, perciò se non siete iscritti, ma solamente se vi interessa stare meglio, potete iscrivervi e fruire gratuitamente dei contenuti. Inoltre potete anche richiedere il link per il mini corso Pillole di Autostima 2023 che ho editato per voi, sempre e solo se vi interessa stare meglio. Idem per i video di YouTube. In molti mi hanno chiesto come faccio a sapere quando esce il video su questo argomento, come faccio a sapere. Oltre all'iscrizione si clicca la campanellina, poi vi arriva la preview. Se l'argomento non vi interessa, voi non aprite, non guardate il video, però almeno non vi perdete un eventuale video su un argomento del quale magari in quel momento necessitate qualche informazione. Quindi grazie per le domande. Se c'è qualcosa ancora da chiedere potete scrivermi, ci sono tutti gli indirizzi, oppure me lo scrivete nei commenti. Allora, veniamo al primo comportamento importantissimo delle persone che ci amano e vogliono stare bene con noi: la delicatezza d'animo, la delicatezza nel comportamento, il rispetto non solo verso la nostra persona ma anche verso le dinamiche della nostra vita. È chiaro che per quanto siamo bravi e per chi è interessato alla crescita personale, ognuno di noi, se vuole crescere e stare bene in mezzo agli altri, cerca sempre di dare il meglio, di avere una comunicazione sana ed efficace, ma anche il più bravo di noi può avere un momento di defiance, può avere un momento nel quale dà il peggio di sé, può avere un momento nel quale compie delle scelte sbagliate o assume degli atteggiamenti sbagliati. Una persona che ti ama, riguardo a questa tua defiance, è delicata, è accogliente e non è giudicante. In poche parole, tu senti che ti vuole bene anche quando sei al tuo peggio. Punto secondo: una persona che ti ama si avvicina a te anche quando da te può ottenere zero, oppure, come dicevamo prima, un tuo momento in peggio, un tuo momento di down, un tuo momento in calare. Perché una persona che ti ama riconosce il tuo valore e non ha bisogno di attuare una strategia nella quale, nel momento in cui si mette in contatto, in vicinanza con te, ottiene qualcosa a suo beneficio. Terzo punto, non meno importante: una persona che ti ama tifa per te, vuole che tu vinca, vuole che tu raggiunga i tuoi obiettivi, vuole che quando tu sei vicino oppure hai un successo, vuole che tu te lo goda e vuole anche che tu possa andare al livello superiore. Ma questo non perché sono dei finti buoni, voi sapete quanto io sia peraltro contro il buonismo, ma proprio perché chi sta bene nella sua vita è contento anche per i successi degli altri. Se avete a che fare con queste persone, non lasciatevele scappare. A loro si dà amore, ma soprattutto perché prima lo si riceve. Un abbraccio.